Eccoci qui, buongiorno, buon lunedì a tutti voi e buon inizio settimana fra Raffaele Mangiacotti. Grazie Maria Antonia e buona anzi settimana santa perché è una settimana speciale questa a te e a tutti coloro che ci seguono. Una settimana speciale, sarà anche una puntata speciale perché andremo proprio lì dove ci sono le missioni Padre Pio a capire come si sta vivendo la settimana santa, come si vive la settimana santa, quindi sarà una puntata interamente cappuccina, possiamo dire così, dedicata alle missioni di Padre Pio. E allora lo facciamo partendo subito con il segretario delle missioni Padre Pio che dovremmo avere in collegamento Skype, se la regia me lo conferma, fra Raffaele e Maddalena. Eccoti Sì, ci sono, Maria Antonia. Buongiorno. qua, buongiorno fra Raffaele. Allora, ora dovresti anche vedermi, vederci. Buongiorno, felice di vedervi. Anche per noi è un piacere averti qui con noi in questo inizio di Settimana Santa e anche per capire, conoscere quelle che sono le iniziative legate anche alla Pasqua che appunto riguardano le missioni Padre Pio. Sì, credo che è bello pensare che in questi giorni nelle nostre missioni, il lavoro più grande è proprio quello di preparare la Pasqua con i catecumeni, perché sapete bene che lì il lavoro principale del missionario è proprio quello di far conoscere Gesù a tanta gente, tanti giovani che hanno questo desiderio nel cuore. E per 4 anni si preparano a questo momento importante, qual è il loro battesimo che ricevono proprio in occasione delle feste pasquali. Intanto fra Raffaele, poi avremo modo anche di parlare più avanti nella puntata, anche attraverso delle foto che fra Raffaele Mangiacotti ci ha portato, che ci raccontano proprio quello che ci stavi anticipando tu. Intanto una domanda, ora siamo a Pasqua, ma torniamo un po' indietro, come è andata, come sono andate anche le iniziative del Natale, la vostra raccolta fondi, quali sono i progetti che state pensando di ampliare, di, insomma, di sostenere ancora di più? Ma devo dire che la gente ha risposto abbastanza bene, diciamo, alle varie iniziative. Nelle varie giornate missionarie tenute nei nostri conventi, finora posso dire che la gente ha risposto veramente bene. E le iniziative che abbiamo lanciato quest'anno sono proprio quelle che avete visto sul salvadanaio, sul foglietto della locandina, dove sono espressi, i 4 progetti prioritari che ci siamo dati. Ve li elenco brevemente. C'è il primo progetto dell'aiuto alle famiglie per la formazione scolastica, cioè aiutare tante famiglie ad inviare i bambini a scuola, essendo le famiglie numerose in quelle zone, e quindi tante volte hanno difficoltà ad inviare tutti i figli a scuola. Quindi è un primo progetto. Poi c'è il progetto del centro sanitario di Muntù della riabilitazione, col quale siamo già, impegnati ad aiutarli nel procurare materiale da poi realizzare proprio nel centro sul posto, come stampelle, come carrozzelle e tanta altra roba, da poter aiutare gli handicappati sul posto a vivere meglio le loro difficoltà. E di questo magari sarebbe bello in qualche trasmissione parlarne proprio a fondo, magari con Certo. immagini e con tutto. Poi c'è un terzo progetto ed è il progetto dei pozzi. Anche qui abbiamo avuto delle richieste di gente che vuole realizzare pozzi. Abbiamo avuto la richiesta di un pozzo, veramente importante, artesiano, ma anche di 3 pozzi a livello della popolazione, un po' più leggeri, con più facilità. E poi c'è l'ultimo progetto, ed è il progetto della formazione dei nostri giovani frati cappuccini, seminaristi sul posto. Sapete bene che lì la Chiesa si sta prendendo a carico. Magari anche questo sarebbe un progetto da sviluppare e approfondire un giorno in una trasmissione,
per vedere l'impegno della Chiesa locale a prendersi a carico, ma anche, diciamo, le possibilità che noi abbiamo di aiutare questi nostri frati e tanti seminaristi a crescere, formarsi e a diventare poi responsabili in quelle comunità cristiane. Allora, noi intanto ti prenotiamo, Fra Raffaele, hai già parlato di due progetti che sarebbe importante approfondire. Noi con grande piacere siamo qui ovviamente a disposizione per questo racconto, quindi già per le prossime due puntate allora considerati impegnato, perché ti prendiamo in parola, ecco, vogliamo raccontare anche più a fondo di questi progetti che poi sono quelli che appunto che vengono sostenuti dai tanti che anche da qui fanno arrivare il loro sostegno. E a proposito di questo voglio anche ricordare la vostra pagina Facebook, che è il Convento di San Marco la Catola, che è proprio, diciamo, il quartier generale delle missioni Padre Pio, quindi se per chi ci segue da casa, visitando anche la vostra pagina Facebook Convento San Marco la Catola, possono prendere ancora più informazioni, contattarvi anche direttamente. E, c'è anche un sito internet in costruzione, ci raccontavi qualche tempo fa, giusto? Purtroppo abbiamo avuto un po' di ritardo, ancora non è pronto, ma appena sarà pronto vi comunicheremo, diciamo, il sito, il nominativo. Allora, noi intanto adesso in questa puntata avremo in collegamento anche Monsignor Ramolo, che ci parlerà di come appunto si stanno preparando alla Pasqua, e poi anche Frantonio Di Mauro, che ci ha mandato anche un po' di foto della Domenica delle Palme. Poi Fra Raffaele Mangiacotti ci ha portato tutte le sue foto, ricordo, dei suoi anni in missione. Abbiamo ancora un paio di minuti, Fra Raffaele, anche te rilascio anche per avere da parte tua anche un messaggio di augurio di buona Pasqua per i nostri telespettatori. Vorrei approfittare proprio di questa occasione per augurare una festa di Pasqua serena ma ricca di pace. Ecco, credo che in questi giorni la parola che più ricorre sulle labbra della gente è proprio questa parola pace. Ieri, con la giornata della Domenica delle Palme, credo che gli auguri che la gente si è scambiata è un augurio di pace. E proprio tenendo conto di quello che il mondo sta vivendo in questi giorni con il dramma della guerra dell'Ucraina. Ma questa guerra deve farci pensare anche a tante altre guerre che si vivono nel mondo. E anche noi nella nostra zona le cose non sono sempre tranquille. Sappiamo bene come nel Centro Africa ancora ci sono tanti focolai di guerriglia, di guerra civile, che tante volte rendono la gente insicura, che fanno scappare la gente dai loro villaggi e quindi rendono la vita sempre difficile. L'augurio che faccio è veramente che questa Pasqua possa portare nel nostro cuore prima di tutto, perché è da lì che parte la pace, poi nelle nostre famiglie, nel nostro paese, in Italia, nell'Europa e in Ucraina in modo particolare, e nel mondo intero, che Gesù, che è il Re della Pace, possa veramente ridare serenità agli uomini per vivere una vita serena e tranquilla. Grazie Fra Raffaele per questo augurio, davvero ce lo auguriamo tutti. Ti faccio salutare anche da Fra Raffaele, dall'altro Fra Raffaele Mangiacotti, sottolineo il cognome così non creiamo confusione, che è qui in studio e vuole salutarti anche lui. Ciao Raffaele, buona Pasqua e mi raccomando, sempre in gamba. Grazie, grazie Raffaele, saluta i confratelli anche. Certo. Grazie ancora a Fra Raffaele Maddalena, che ritroveremo come promesso, ce l'ha promesso, quindi insomma ci crediamo, nelle prossime puntate per raccontarci ancora qualcosa di più sui progetti, sui tanti progetti legati alle missioni Padre Pio, quelli che già ci sono, quelli che magari sono, come dire, all'inizio della loro realizzazione. Fra Raffaele, oggi è una puntata che ti permette
permetterà anche di aprire, come dire, il tuo cassetto di ricordi. Allora, ah, certo. Poi ne parleremo con calma, però un flash veloce su quello che rappresentava per te questo tempo quando eri lì in missione. Penso che questo era il tempo più bello di tutto l'anno liturgico, perché si vivevano esperienze bellissime di incontri, soprattutto con i tanti catecumeni che arrivavano sulla parrocchia o nel luogo dove ci dovevano essere, ecco, i battesimi. Ed erano tante cerimonie, ogni giorno aveva un suo colore, possiamo dire, ma soprattutto poi il giorno più bello era proprio quello della Pasqua, quando c'erano i battesimi, i matrimoni, battesimi anche dei bambini, figli di cristiani, ecco. E tutto un intreccio di colori, di danze, di cose belle che sono sempre lì nel cuore, che non se ne vanno mai più. Però sono anche le cose che hai portato qui poi alla fine, no? E anche questo poi la cosa bella delle missioni, come lo abbiamo sempre detto e lo ricordiamo sempre, poi missionari si resta sempre. Quindi anche nel tuo, diciamo, nella tua missione qui come parroco sicuramente porti tanto di quella esperienza. Adesso noi ci fermiamo soltanto per pochi istanti, poi avremo in collegamento Monsignor Rosario Ramolo, vescovo di Gorè, che già ci ha mandato alcune foto su quella che è stata la giornata di ieri, la Domenica delle Palme nella sua diocesi, che fra poco scopriremo come è stata vissuta. Voi rimanete con noi, noi ci fermiamo solo per qualche istante. Eccoci qui, ritornati prestissimo come promesso, e come promesso ritorniamo con Monsignor Rosario Ramolo, vescovo di Gorè in Chad, in collegamento per noi. Buongiorno Eccellenza. Buongiorno a voi tutti pure. Buongiorno Monsignore, anche da parte mia, come stai? Non c'è male, ma boh, il periodo di caldo tu lo conosci, quindi certo. Butta un po' a terra. Marzo e aprile sono quelli terribili. Noi per solidarietà abbiamo spento qui l'aria condizionata in studio, così fra Raffaele può ricordare anche il caldo, le fatiche del caldo. No. Allora Eccellenza, intanto grazie per essere con noi qui questa mattina e buona Domenica delle Palme, anche se è già passata, ma mi ha già detto che gli auguri valgono per tutta la settimana, quindi glieli facciamo. E intanto grazie anche per le bellissime foto che ci ha mandato, che la regia adesso ci manderà in onda, che ci raccontano proprio di come avete vissuto la Domenica delle Palme ieri, no? Sì, io ero non qui a Gorè, ero a Donia, un centro a 60 chilometri, e sono stato invitato lì anche perché c'era un'assemblea dei giovani, e quindi abbiamo associato l'uno e l'altro, ed è stata una bella cerimonia, e tutti sono restati contenti. Eccellenza, noi questa puntata la dedicheremo proprio a questo, no? A come si vive lì in Chad, in Centrafrica, insomma nei luoghi della sua diocesi, dove poi ci sono anche le missioni Padre Pio, come si vive questa settimana santa, perché abbiamo ascoltato e abbiamo raccontato anche più volte che questo della Pasqua è un tempo molto sentito lì. Sì, Pasqua è la festa più bella e più grande, e non solo Pasqua, ma tutta la Settimana Santa. Il perché è semplice: qui questa settimana e la festa di Pasqua sono vissuto integralmente dai nuovi, soprattutto catecumeni che si preparano al battesimo, e quindi il fatto di ricevere il sacramento del battesimo
alla notte di Pasqua, la prima comunione il giovedì santo, poi i matrimoni. È un momento molto molto forte e spiritualmente e anche socialmente, perché vengono anche altre persone che non sono cristiane, vengono attirati da questa gioia grande che procura appunto il sacramento del battesimo, perché poi bisogna pensare che non sono 2, 3, 10 come può succedere in Italia, sono centinaia di nuovi battesimi che ti danno ogni anno in tutte le parrocchie, e quindi questo fa sì che diventa la festa più grande e più bella, diciamo, in questo paese. E questo ci fa anche, intanto, questi dati che ci dai, due su tutti, due concetti mi colpiscono, ovvero l'elemento della gioia e il numero di nuovi battezzati, e questo, diciamo, ci parla di davvero di futuro e di speranza, e sono, come dire, degli elementi che servono anche un po' da insegnamento per noi. Parliamo proprio della gioia, no? Che cosa noi poi occidentali dovremmo anche imparare, no? Perché poi in fondo noi cristiani siamo chiamati anche a vivere con gioia questi sacramenti, e forse qui ogni tanto ce lo dimentichiamo un po', mentre lì siete davvero testimoni di questa gioia anche, che viene poi anche da tanti giovani. È completamente diverso, non si può concepire, non si può capire in Italia, in Europa, se non si è stati presenti a una di queste celebrazioni per una volta fatte la Settimana Santa insieme a loro. Ci sono delle manifestazioni, delle espressioni di gioia viscerale che non da noi niente ci dà questo, insomma, che sia il matrimonio, che sia il sacramento del battesimo, non, in genere l'abbiamo fatto da piccoli, quindi si fa la festa, la prima comunione, facciamo la festa, però resta quasi una cosa privata. Qui invece è tutto un popolo che si muove e cerca i suoi nuovi battezzati, i suoi nuovi membri della sua famiglia, quindi è una cosa veramente stupenda. Ecco, eccellenza, ora come vi preparate, quali sono anche gli appuntamenti per questa settimana santa in vista poi insomma della Pasqua? Sì, noi celebriamo come dappertutto la liturgia di questa settimana. Domani tutti i sacerdoti verranno qui di tutte le parrocchie insieme, accompagnati da qualche laico e dalle religiose e religiosi pure, per celebrare insieme la festa del sacerdozio e dell'Eucaristia, perché il giovedì è meglio che ognuno lo celebri nella sua parrocchia, e nello stesso tempo faremo la messa crismale e benedirò e consacrerò i tre oli, quello dei catecumeni, quello dei malati e il sacro crisma per il battesimo e per ricevere gli altri sacramenti. Che messaggio porterà alla sua diocesi per questa Pasqua, e che augurio vuole fare non solo alla sua diocesi, ma anche a tutti quelli che ci seguono? Dirò anche ai miei sacerdoti domani che il periodo che il mondo sta vivendo per tanti motivi, malattia del Covid, questa guerra veramente infame, genera
forse paura e angoscia. E quindi vorrei che ritrovassimo, ci liberassimo, nonostante tutto quello che succede, dobbiamo avere la forza di reagire in qualità di cristiani, perché non possiamo, diciamo, piegarci davanti alla paura, davanti all'angoscia, e quindi che anche i sacerdoti si sentano rassicurati dal loro essere preti, dal loro essere accompagnati dal Signore in ogni circostanza. Quindi questo è il messaggio che vorrei dare pure a voi, che non vivete nell'angoscia, nella paura. Tutto quello che verrà, anche se farà male, anche se è brutto, dobbiamo sublimarlo per farne, per noi un atto di morte e di risurrezione. Vedo che Fra Raffaele annuisce giustamente alle sue parole, eccellenza, perché davvero lei ha toccato ovviamente dei temi fondamentali, questa terribile guerra che stiamo vivendo, che stanno vivendo ovviamente più di noi. In Ucraina, ovviamente, la pandemia anche, insomma, sono cose che hanno certamente prodotto davvero angoscia e paura e stanno producendo, continuano ancora appunto a produrre angoscia e paura, quindi è importante cercare in qualche modo, no, Fra Raffaele, di Certo, però reagire anche a questo. non dimentichiamo che siamo cristiani, no? San Paolo lo dice: chi si separerà da Cristo? La spada, la guerra, questa o quest'altra cosa. Io penso che noi dobbiamo essere vincitori con Cristo, e questo è il messaggio, ecco, che Monsignore ci ha regalato, e quello che vogliamo anche dire noi ai vostri preti, a quelli che ricordo con tanto affetto e li porto sempre nel cuore, ecco, Monsignore, di salutarli. E di dire che noi preghiamo anche per voi, perché il mondo, è vero, ci fa paura quello che sta succedendo, ma abbiamo paura anche per voi, perché siete i paesi ancora più a rischio per le materie prime, per tutto il resto. Perciò siamo tutti nella stessa barca, e come ci invita Papa Francesco, ecco, dobbiamo cercare di remare, e sapendo che in quella barca c'è Cristo che ci accompagna. Grazie Fra Raffaele per queste parole importantissime che ci fanno capire anche come poi le guerre non è che rimangano isolate, ma scatenino tutta una serie di conseguenze che poi diventano anche, come dire, sui paesi più poveri, diventano davvero anche peggiori. E grazie Eccellenza per essersi collegato con noi e davvero le auguriamo a lei e a tutta la sua diocesi una settimana santa e una buona Pasqua davvero di resurrezione per voi tutti, per tutti noi. Grazie pure a voi, vi auguro buona Pasqua a voi due, lì presenti, e a tutti i nostri ascoltatori, e li benedico volentieri perché ritrovino la gioia della Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, Grazie. Monsignore, grazie del suo intervento. Grazie davvero a Monsignor Ramolo che riesce sempre a collegarsi con noi, nonostante anche a volte ci siano problemi di connessione, come insomma spesso capita in quei posti, però davvero è sempre molto disponibile, ci fa sempre tanto piacere averlo qui perché appunto poi ci racconta come vivono lì, le cose che accadono nella sua diocesi, però ci dà anche, come dire, testimonianza davvero di una fede che poi insomma diventa forte, ancora più forte in quei posti. Fra Raffaele, abbiamo un minuto e poi ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria e fra poco lo anticipiamo. Avremo in collegamento Fra Antonio Di Mauro, che è appunto missionario cappuccino proprio lì nelle missioni Padre Pio, che ci racconterà anche la sua Domenica delle Palme, come l'hanno vissuta lì. Intanto chiedo alla regia di preparare le foto che Fra Raffaele
ci ha portato, che ci raccontano proprio quello che abbiamo ascoltato fino ad ora, no? Quanto sia sentita questo tempo, quanto sia sentito questo tempo di Settimana Santa e di Pasqua, e poi lo vivremo con le tue foto, ti faremo tornare un po' indietro con i ricordi e ci racconterai insomma un po' quello che accade qui. Noi ci fermiamo per pochi minuti e poi torniamo ancora insieme. Eccoci qui, ritorniamo in diretta, ma soprattutto ritorniamo in Africa, dove è collegato per noi Fra Antonio Di Mauro con un altro amico che lasciamo a te il compito di presentare. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno Fra Antonio. Veramente con grande gioia ritorno in televisione, in Telepadre Pio. E oggi, come vedete, con me c'è un ragazzo, un nostro aspirante, si chiama Kevè, è un ragazzo che aspira alla vita cappuccina, ecco, è lì originario di Baibokoum. Allora lo facciamo salutare subito nella sua lingua da Fra Raffaele, in francese, così insomma creiamo subito un collegamento diretto. Bonjour Kevè. Bonjour, comment vous allez? Eh sì, ça va, ça va. Allora, intanto per quel poco di francese che conosco, ha chiesto come va e Fra Raffaele ha detto va tutto bene. Allora, intanto tu Fra Antonio hai detto aspirante, ci aiuti anche a capire meglio che cosa significa aspirante? Sì, praticamente è un ragazzo che chiede di entrare e vedere la nostra vita dei frati minori cappuccini. E nel mese di ottobre lui partirà a Mundu, nel nostro centro di Santa Elisabetta, dove è il primo centro di accoglienza. E lui terminerà l'ultimo anno delle scuole superiori, dopo il quale partirà per il postulato. Avete vissuto insieme questa Domenica delle Palme, com'è stata? Ci avete mandato anche delle foto, che domenica è stata? Sappiamo insomma che prima ci siamo collegati con Monsignor Ramolo, che ci ha spiegato come la gioia si senta tanto in questo tempo di Pasqua lì. Tu ci hai mandato anche delle foto, a me tra l'altro mi ha incuriosito particolarmente vedere dei sacchi a pelo, se vedo bene, cioè, la gente rimane lì a dormire, ecco, il sacco a pelo è la stola, è una stola. Ecco qua, cioè, si rimane a dormire in piena campagna. Raccontaci un po', Fra Antonio. Sì, perché loro e qui nella parrocchia di Baibokoum i parrocchiani si preparano a vivere la Settimana Santa con un ritiro di Quaresima che dura 3 giorni. E quest'anno il tema del ritiro di Quaresima è stata la terra, la nostra casa comune. Quindi ci affidiamo specialmente alla Laudato Si di Papa Francesco. Facciamo delle catechesi facendoci aiutare dalla Laudato Si di Papa Francesco. Abbiamo fatto anche un ritiro di Quaresima con i giovani, abbiamo trattato lo stesso argomento e la gente partecipa molto. Bene, e l'abbiamo visto anche dalle foto, ecco qua, che ci avete mandato, che davvero ci fanno capire come poi sia proprio tutta una comunità, no? Che si riunisce, tra l'altro queste foto meravigliose, questo tramonto, ecco, tramonto o alba, non potrebbe essere alba, ecco, infatti, visto davvero bellissimo. E allora vuoi chiedere al nostro amico Kevè, il nome non me lo ricordavo, grazie a Fra Raffaele per avermelo ricordato. Come si prepara anche a vivere questo tempo, questa Settimana Santa, e che cosa anche lo affascina dello spirito francescano? Ok, aspettate un momento che faccio la traduzione. Certo, certo. Comprendre comment tu te prépares pour vivre la semaine sainte et ce qui te plaît beaucoup de la vie capucine. Ok. Ce qui m'attire, la semaine sainte, je suis très fier de cette semaine parce que
notre la semaine sainte, c'est le jour où le Jésus a été, ils ont été maltraités. Il a vu souffrir les souffrances et après il était, on l'avait crucifié sur la croix. Et j'aime également vivre cette vivre avec les Capucins parce que j'ai l'amour d'être un frère Capucin et j'ai le désir de continuer avec les Capucins si tout va bien. Ecco, adesso facciamo tradurre a Fra Raffaele qui in studio. Il fratello Kevin sta dicendo questo, che lui ama molto la Settimana Santa perché è la settimana che gli ricordano le grandi sofferenze del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha salvato con quelle sofferenze. E poi mi piace molto la vita cappuccina, per questo voglio fare questa esperienza e voglio continuare ad andare avanti così. Bene, allora noi ti facciamo tanti auguri per questo cammino che stai per intraprendere, che è già intrapreso, e Frantonio facciamo anche tanti auguri di buona Pasqua a tutti voi, insomma, che siete lì, d'accordo? Grazie. Facciamoglieli fare in francese da Fra Raffaele gli auguri, così insomma non dobbiamo allora, fare. Allora, on vous souhaite une joyeuse Pâques et saluez tout le monde là-bas, vous êtes toujours dans nos cœurs et grande chance à vous. Merci à vous également et joyeux fête de Pâques également. Merci beaucoup. Buona Pasqua a voi tutti. Grazie Fra Antonio, ci rivedremo sicuramente magari nelle prossime puntate, grazie davvero per questo collegamento. Ma ti voglio anticipare una cosa, se mi permettete. Certo, come no. Sicuramente nel mese di giugno avremo qualche diretta un po' particolare, perché alla fine di maggio tornerò in Italia per il congedo. Ah, che bello! Allora ti aspettiamo qui cerca nei nostri studi. Cerca di essere studi, prima dell'ultimo lunedì. Ti aspettiamo qui, grazie davvero, buona Settimana Santa, buona Pasqua a tutti voi. Grazie anche a voi, ciao auguri. Bellissimo questo collegamento, ci ha dato davvero il sapore dell'Africa, Fra Raffaele, no? Certo, sempre bello. Allora andiamo a vedere intanto il tuo archivio di foto, così insomma in questi minuti che ci rimangono prima del termine di questo nostro appuntamento possiamo ecco, raccontare attraverso anche le immagini quello che tu hai vissuto lì. Voglio partire proprio da questa foto, perché vedete questa ragazza come sta seduto nel battistero, che è un battistero che i catecumeni si preparano loro per stessi per ricevere il battesimo. Il Venerdì Santo, quelle tre scale che scendono, ogni volta dicono Gesù muoio con te, Gesù muoio con te, Gesù muoio con te. Dopo avviene il battesimo e risalgono Gesù vivo con te, Gesù vivo con te, Gesù vivo con te, per tre volte. Ecco, è simbolo di quella discesa agli inferi e la risalita alla vita nuova, è un battesimo che loro non lo scordano mai. Ma questa ragazza era una ragazza affetta di poliomielite, quindi aveva problemi, ovviamente volevano farla scendere gli altri e metterla nel battistero. Lei ha detto no, devo scendere come tutti gli altri da sola. Andò e si fece battezzare, e ricordo quando uscì da lì la gioia immensa che non dimenticherò mai. Ecco, se andiamo avanti con le foto, Monsignore diceva sempre che questa è ha detto anche all'inizio, che è la settimana più bella, perché nella Domenica delle Palme, dopo che avevano finito la festa nelle loro comunità, ecco, i catecumeni si avviavano sui luoghi delle parrocchie. Ecco, qui abbiamo una delle rappresentazioni, come tutti i ragazzi, fatele scorrere le immagini così vediamo. E in questa domenica, ecco, dicevo, arrivano i catecumeni e si incominciano a preparare in quel luogo. Ecco, qui abbiamo anche un'immagine con Monsignor Rosario, che, come lui ha detto, era stato lì oggi a Doniala domenica, questa domenica un anno è venuto anche da me nella mia parrocchia. Ecco, che questi sono i catecumeni che si stanno incominciando a preparare. Qui siamo già al Giovedì Santo. Vestiti di bianco sono. No, questi sono, allora, se mi fermate un po' l'immagine, questi vestiti di bianco sono i bambini già battezzati da piccoli. Ah, ok. Che però non hanno completato la comunione, quindi l'iniziazione cristiana, il Giovedì Santo sera ricevono la prima comunione. Mentre gli altri, dal Venerdì Santo, quando c'è il momento che
preparano, ecco, il battistero, ecco qui, andiamo avanti dove sta la croce, ecco, e lì si fa sempre questo ritiro, vedete come siamo circondati di alberi, perché è lì che si dorme, certo. Si vive in piena campagna, ed era anche un luogo molto pericoloso perché ogni tanto c'era qualcuno che veniva anche morso da serpente. Ecco, questa è l'adorazione della croce del Venerdì Santo, tutti i catecumeni che sono lì, che fanno l'adorazione anche della croce, la liturgia della passione che si vive il Venerdì Santo. E poi il Sabato Santo è molto anche importante, anche il Sabato Santo, perché si preparano anche quelle coppie che, siccome lì il matrimonio non è fatto un po' come da noi, devono, ecco, prima fanno quello tradizionale, ecco, queste sono le coppie che si preparavano al matrimonio, avevano già i figli e poi, ecco, completavano questo rito, il rito cristiano, proprio il giorno di Pasqua, e molti venivano anche battezzati. Vedete in questo battistero quando scendevano, quanta acqua, quanta grazia. Questa è la veglia pasquale, la sera, ecco, si incominciava a fare la liturgia del fuoco, Sera Eugenie, quella che abbiamo visto in Brasile, esatto. Ecco, che lavorava qui con me, altre coppie. Che meraviglia queste foto. Che si preparano, ecco, al battesimo. E questo è il primo battesimo che ho fatto da parroco nella parrocchia di Timberif. Se fermate l'immagine su questo bambino, ecco, posso dire una cosa, questo bambino si chiamava, aveva un altro nome, però volle cambiarlo perché quella parrocchia di Timberì che Monsignore consacrò a San Pio da Pietrelcina, mm-hmm. Allora abbiamo detto, tra tutti i catecumeni ci sono tutti i nomi eccetto il nome di Padre Pio, questo bambino ha detto io mi voglio chiamare Padre Pio, ecco, allora è stato anche il primo battezzato su questa parrocchia. Che meraviglia, parrocchia. Davvero, sono, immagino bello. Che insomma sono davvero tanti i ricordi che tu hai di questi di questo tempo vissuto lì nelle missioni. Queste foto rendono molto l'idea, soprattutto anche della grande partecipazione che c'è, insomma, da parte di tutti. Grazie Fra Raffaele per averci fatto questo racconto e grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito in questa puntata. Noi facciamo a tutti gli auguri di Pasqua perché non ci vedremo prima di Pasqua, ci vedremo dopo Pasqua. Pasqua, non lunedì 18 ma il lunedì successivo ancora, quindi ne approfittiamo per augurare a tutti voi che ci seguite davvero una buona e santa Pasqua. Lascio a te Fra Raffaele il compito, sì, di salutare e di fare gli auguri a tutti. Allora anch'io vi lascio la buona Pasqua. E come già ha detto Raffaele, il Vescovo e tutti gli altri, ecco, anch'io vi auguro che sia una buona Pasqua di pace, soprattutto quella pace che sgorga dal cuore dalla risurrezione di Cristo, ricordando proprio che Gesù, la prima parola che ha detto quando è apparso la sera di Pasqua, pace a voi, e che questa pace possa scendere su tutti voi. Amen. Grazie Fra Raffaele, grazie a tutti voi.